8 e 34 inizio gonfiaggio. Adesso interrompi pure. Vuoi venire un po' più indietro? Hai poco spazio? Ma no, se vuoi, gli aggiustamenti facciamoli adesso prima che. A voglia. Controlla che il sedile sia stato bene per te. Tiralo adesso. Questo è Castiglioncello, che io confondo sempre con Castiglione della Pescaia, invece è Castiglioncello, vicino a Livorno. Ecco. Dove siamo arrivati l'ultima volta, però questa volta siamo con l'altro, siamo con l'X100 invece che con lo Swing 2 per testarlo al mare. Vediamo, oggi il mare è poco mosso, da 98 km da sud la mattina e sud-ovest nel pomeriggio. E ora noi ci dirigiamo verso il mare aperto, oltre la diga foranea, il Frangifucchi. Mi hai già giocato 30% della batteria col tuo scherzetto. Direi che non c'è neanche da fare a gara con quel canottaggio là al largo. Saranno più o meno 80 metri a noi. Quella è grande, poi ci sono altre due singole o doppie un po' più avanti. Adesso noi costeggiamo le spiagge, e però c'è un lunghissimo molo, dobbiamo capire se possiamo passarci sotto. Probabilmente sì, dai, col kayak. Qui siamo a Rosignano-Solvay, dove c'è la Solvay, e sono le famose spiagge bianche, bianchissime, a causa dei depositi di scorie di lavorazione che, insomma, che si diffondono qui nell'ambiente, nella zona. E non è proprio il massimo passarci troppo tempo, ecco, perché vi panate in questa sabbia che è ricca di minerali, che però mi pare di capire non siano quelli che fanno bene. E più avanti c'è un tratto dove il mare è turchese, proprio in virtù dei depositi dovuti alla Solvay. Però vedo che hanno concesso di mettere gli ombrelloni. No, forse in quel tratto là, che deve essere il tratto peggiore, non ci sono ombrelloni. Va bene, noi abbiamo trovato, ci sono quelli del canottaggio, le aiole, gente col kayak, e quel lontanissimo molo che pian piano si fa vicino. Ora tocca a Giulia pagaiare. Parliamo adesso un po' delle performance di questo kayak al mare. Diciamo che non c'è molto, molto vento, però abbiamo notato una tendenza a scarrocciare, se possibile maggiore rispetto al nostro vecchio ITWIT 3. Il nostro ITWIT 3 però aveva ancora le vecchie derive, tipo Sevilor, quelle che si potevano mettere solo a kayak sgonfio. Ed erano più lunghe e più profonde, forse è dovuto a quello, perché questo sotto l'effetto del vento tende parecchio a scarrocciare. Infatti adesso continua a spingerci verso la spiaggia, e praticamente il Gumutex con una deriva sola dietro va un pochino meglio rispetto a questo, che ha due derive dove sono seduto io e una deriva più o meno dove c'è Giulia, per cui tre derive. Dovrebbe, non dico che dovrebbe andare sui binari, ma quasi. E il problema anche di queste derive nuove, che si possono mettere e togliere a kayak gonfio, è che se ci si infila la sabbia non si riescono a infilare e soprattutto a sfilare, per cui
o le mettete subito quando togliete il kayak dalla sacca, se il kayak è pulito, ma se avete usato il kayak il giorno prima e ci avete fatto andare la sabbia, no, vi tocca o con un recipiente d'acqua lavare i binarietti, oppure semplicemente dopo aver gonfiato il kayak lo prendete di peso, lo appoggiate in acqua, lo scuotete un po', la sabbia cade, lo riportate sulla spiaggia tenendolo alzato, ci infilate le derive e via, come abbiamo fatto noi, perché il kayak l'abbiamo usato ieri ed era ancora un po' sporco di sabbia. Come velocità è una via di mezzo tra l'Itiwit 3 e il nostro Gumotex per ora. Il Gumotex è un filino più veloce, non di molto, c'è da dire, se la giocano. Questo ha, una volta che avete raggiunto la velocità, questo kayak, è più semplice tenerla. Io da solo faccio i 5-1 quando non ci sono correnti contrarie o vento contrario troppo forte. Qui siamo alla Solvay e poi abbiamo cercato di centrare bene il fondo, e per centrare il fondo si può usare con riferimento gli incavi con le valvole di svuotamento, perché almeno così col fondo ben centrato si spera che la direzionalità migliori. Per ora non abbiamo grossi problemi. Allora, le onde di prua, una curiosità, le onde di prua si sentono sul fondo, si sentono proprio dei colpi secchi sul fondo, e in più col vento si crea una turbolenza davanti che fa un rumore strano, è come se avesse una borsa di plastica impigliata sulla prua che sbatte dal vento. Noi la prima volta abbiamo sentito, pensavamo che ci fosse, non so, una perdita di una camera d'aria, ci fosse qualcosa che stesse scollando in fondo, invece una volta scesa a terra abbiamo contato niente, in acqua oggi stesso rumore quando c'è il vento un po' più forte, per cui niente, ha dei rumori, ha dei frusci aerodinamici questo kayak. E ora proseguiamo. Stabilimenti balneari temono lì, e questo probabilmente è tutto un tratto di spiaggia dove non sarebbe consigliata la balneazione, per cui l'hanno lasciato spiaggia libera, vedete che c'è gente comunque. Vabbè, magari non venirci tutti i giorni 10 mesi l'anno come i locali, se dovete proprio fare delle vacanze qualche giorno potete anche farcelo, però non esagerate. Qui tante barche, abbiamo visto anche un kayak attrezzato da pesca, e ora ci avviciniamo al molo e passeremo sotto, immagino. Qui non so se perché il fondale è un pochino meno profondo o proprio per via dei sedimenti bianchi, degli scarti bianchi che sono arrivati pian piano in acqua, il colore del mare è diverso. Ma voi vi siete iscritti al canale? Dai, iscrivetevi, aiutateci a farlo crescere. Che ho paura che in quest'acqua mi si sciolga il kayak. Via via, pagare più in fretta. Qui è tornata quasi normale l'acqua, eh? Siamo finalmente avvicinati a quel maledetto molo. Sembra il ponte autostradale per Venezia, porca miseria, guardate lungo. Qui la classica pineta dietro la spiaggia. Penso che da là ricomincino gli stabilimenti balneari. Questa è la terra di nessuno. E finalmente il ponte su cui passano anche dei veicoli, abbiamo visto. Non è un pontile, è ad essere una strada di servizio per quella piattaforma là in fondo che non sappiamo cosa facciano. Estrazioni gas, chi lo sa. Vai, mangi! Non offri! Offri qualcosa anche a me, no? Dai, che finalmente riusciamo a passare sotto questo molo. Sono 6 km. Sì, infatti, vabbè. Dopo 6 km da dove siamo partiti, il momento è il passaggio. Thank you.
potrebbe essere Cecina Vesta, perché Livornese, la ex Livornese qua ormai. Fine della spiaggia libera e qua ricominciano le spiagge organizzate, con le loro costruzioni, i ristoranti. Tra un po' si comincerà a sentire l'odore di pesce fritto che arriverà fino al largo, eh? In questa zona è più spiaggia libera che spiaggia attrezzata. Sembra un muro verde disegnato con una pineta. Sono prigionieri in spiaggia, sto cercando di evadere. Va bene, vediamo se più avanti troviamo un posto carino così per fermarci a mangiare. Magari fra un paio di chilometri, dai. A metà la pagaiata. Campamento dietro i frangifrutti. Dopo 10 km di pagaiata ci prendiamo a mangiare, che qua sta fame. Il mare ora è un pochino più mosso, però il kayak è comunque molto stabile, non ci sono grossi problemi. Scarroccia un po', tutto lì, scarroccia un po' e insomma non è velocissimo, perché le onde lo frenano parecchio. Allora, in anticipo sulle previsioni meteo, sta cambiando il tempo, il mare si sta muovendo. E allora noi, arrivati a Marina di Cecina, sbarchiamo e poi andremo qua alla stazione e torneremo a casa. Meglio non rischiare, perché poi siamo su un kayak gonfiabile, non siamo su un catamarano.